Ciao ragazzi, oggi siamo nella seconda parte di questo qua e oggi dobbiamo mettere di nuovo la colla con l'acqua, dobbiamo mettere l'erbetta magari e anche altri dettagli. Allora, a me che illuminazione di schifo, adesso vi prendo qua, venite. Oddio, questa qua anche è più brutta. Zoom meno. Prendiamo così. Ok. Qua c'è un'illuminazione più bella. Allora, questo qua è il nostro risultato fino ad ora. E è venuto così. Qua, vabbè, qua è bianco. E io direi che per ora va bene. Adesso, se riesco, vi faccio sentire il suono che fa la sabbia quando la si gratta un pochino e vi do la prova, se lo sentirete mai, che è fissa. Adesso ve lo faccio sentire, aspettate. E non è venuta via, è venuto via un sassolino perché non li abbiamo ancora dati i cosi. Vedete che non è sabbia, sono sassolini. Adesso gli andiamo a dare la seconda mano, diciamo un secondo strato di acqua e colla, in modo che si fissi tutto bene bene, anche i sassolini. Magari sì, magari qualcuno glielo dà solo sulle parti che magari ha aggiunto. Splaffete. Oppure, come vedete, se non è molto, cioè vedete che adesso non è che ne assorba tanta perché ne aveva già presa molta prima, prendete una spatolina voi e magari la andate a spalmare facendo anche un po' di movimenti, cioè vedete, un po' così, un po' così. Poi si possono usare anche, che magari sono un po' più comuni, dei cotton fiox. Se qua ne assorbono la maggior parte, però comunque un po' ne spargono in giro, perché se poi magari qualcuno lo vuole dare solo sui sassi, i cotton fiox sono utilissimi. Così ve ne aspira un po', cioè, nel senso, ve ne toglie un po'. Ok. E poi dopo voi lo asciugate in modo che pure, come vedete, si fa così, lo si mette in verticale praticamente, poi si mettono le gocce qua alla parte più alta, nel senso che l'abbiamo girato, in modo che scorrendo loro lo vanno, cioè passano sopra le zone, un po' alle zone. Adesso qua stiamo gocciolando ovunque, tanto siamo sopra un foglio, per cui mi raccomando ragazzi, non sporcate cucina, perché sennò mamma o papà vi mena. E questa qua, vabbè, il nostro risultato, se avete delle montagnette come me o comunque avete cercato di fare una strada che magari ha un senso, oddio, non stavate vedendo, se avete cercato di fare, cioè o avete delle montagnine tipo queste qua o avete una strada che ha un senso, e se lo mettete qua maggior parte va nella strada, cioè vedete che prima io lo mettevo qua, non so se avete visto, mettevo, oddio no, ho sporcato il tablot, ok, è successo, ok, niente, se voi lo mettevate qua, mettevate le gocce tipo qua, no, lo facevano così, non andavano sulle montagne, anche sulle montagne non si faceva così, le gocce facevano così. Vabbè, spiegazione finita, ok. Ah, vabbè, è un foglietto inutile,
Non usate i fogli di carta perché ragazzi la carta è preziosa, già abbiamo un mondo che è morto e poi già se lo usiamo per fare queste cosine, anche non usate un foglio di carta già usato, tipo i libri dei compiti. Allora, non mi raccomando, non fatelo. E adesso che abbiamo il nostro coso finito, cioè già dato tutto, eccetera, possiamo mettergli o dell'erbetta, cioè dell'erbetta. Io c'ho questa qua. Aspettate, mamma mia, però faccio un taglietto. Io ho questa qua della Notch, che è 5 mm, e io direi che va anche molto bene. Questa qua, essendo molto, molto verde, vedete? Magari per il deserto, nina ninina no. Perché comunque, cioè, il deserto è il deserto. E per cui magari dopo, quando l'abbiamo messa, gli diamo un leggero, come si chiama? Strato di marroncino o color sabbia. Questo qua. E per cui adesso mettiamo non l'erbetta, cioè l'erbetta. Avete visto? Adesso vi sposto. Ecco, siete tornati nel vostro posto del primo video. Allora adesso prendiamo l'erbetta, questa qua. La apriamo. Adesso la prendo. Ah, che adesso c'è un sacchettino. Dopo si prende un po' di colla vinilica, la Vinavil, cioè qualunque colla vinilica, anche quella che si trova al supermercato. La si mette nei punti in cui si vuole mettere appunto l'erbetta. Se ne mette un goccino, vedete? Un goccino bianco. E in modo che vabbè, ci siamo capiti. Ok. Questa qua direi che è a posto. Poi prendiamo delle pinzette normalissime, eccole qua. Le normalissime pinzette, queste qua. Prendiamo l'erbetta dal sacchettino. Prendiamo un pelino. Mettiamo qua. Poi sempre con le pinzette andiamo a prendere un pochettino. Vedete il mio pochettino di erba? La si va a mettere nel goccino di colla. Dopo che magari ne avete messa quella che volete. Se intanto io continuo un po' a metterne qua. Dopo con le pinzette, se avete del materiale morbido come questo qua, potete chiuderle. Vedete, io ho quella punta. Ce ne ho anche di altri tipi, però quella punta sono le migliori. La andate qua in mezzo e schiacciate in modo che questo ciuffo d'erba sembra un po' più dritto. Cosa c'è qua in camera? Boh, vabbè. Capito? Vedete? Qua si mette l'erbina. Posso che farla rimanere stesa morta? No, vabbè. Casino, casino. Mi ha fatto un casino, no. Ok, il casino abbiamo risolto, più o meno. Semi risolto, vabbè. E si mette l'erbetta, poi dopo si schiaccia in modo da farla diventare dritta. Faccio prima usare le mani perché sennò veramente. Poi dopo scusiamo. E premiamo in basso. Non tanto perché sennò dopo tutta l'erba va. Vabbè, no, il casino. Eccolo, il casino abbiamo fatto. Vabbè, questa erba è già schiacciata. Sì, è già schiacciata, sono sicurissimo. Prendiamo un altro po' di erbetta. La si mette nell'altro punto in cui abbiamo messo la colla. Adesso che è finita la prendo, ne prendo un altro un po'. Ok,
Lo mettiamo un po' qua, un po' qua, un po' là. Facciamo così. Proprio si schiaccia, sperando che non succeda un casino. No, è successo il casino. Ok, è successo un casino, un po' casino, vabbè. E poi dopo si prende un altro pochino, pochino, perché è rimasto l'ultimo cespuglietto, ok. E la si mette nel suo posticino. Avete capito? Poi si schiaccia un po', poco. Ok, fatto a posto, bello. Oddio, vabbè, mi piace. Mi piace un sacchissimo. Adesso, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!